voce alla nostra Maria Raffaella De Bellis, che è una poetessa, una critica letteraria, e appartiene anche lei all'Accademia Romana della Rosa, e oggi in veste di lettrice ufficiale, prima di leggerci le poesie di Elisabetta, si fa portavoce delle parole di Ida Pugliosi Bronzini. Commento critico di Ida Pugliosi Bronzini. Dopo la lettura di Elisabetta di Angoli Sonati, dal titolo Un volo di farfalla. Un io narrante, sommesso e sommerso nelle cavità dell'anima, oggettivato nei versi che scorrono, uniti da un sottile ma non ininterrotto fil rouge. È questo il filo conduttore che emerge dalla lettura dell'antologia poetica Un volo di farfalle, Elisabetta di Jacopo Isolati. In essa ci sono il passato, il presente, il vissuto, il futuro, connotato dall'incertezza propria della condizione umana, che accomuna tutti noi, compagni di viaggio, verso la meta incerta, che attende tutte le creature in marcia, che devono trovare ogni giorno il coraggio di ricercare il senso di un cammino. Nei versi della poetessa affiorano dubbi, constatazioni, riflessioni, lampi di speranza che svelano un animo provato dalla vita, ma non vinto, né deluso, coraggiosamente proteso in avanti verso orizzonti inesplorati. Traducono in filigrana sofferenze ancora vive, assenze incolmabili che hanno lacerato il suo cuore, lasciando cicatrici indelebili. Il tutto però sublimato dall'elevata ispirazione poetica e dall'uso sapiente e impeccabile della metrica. La sonorità dei versi, il loro ritmo, la scelta semantica del linguaggio fanno sì che le parole usate si dispongano armoniose come le note su uno spartito musicale. Per l'autrice, la fatica del vivere può essere alleviata dal sogno. Infatti, il sogno ci trasporta in una dimensione eterea, salvifica, che accoglie i nostri pensieri smemori, dimensione che Elisabetta poeticamente simboleggia con la danza di una farfalla dai colori intensi, che apre la raccolta dall'omonimo titolo. Per Elisabetta però è soprattutto l'amore, inteso come condivisione, fratellanza e reciproco sostegno, a dare un senso alla nostra esistenza, ad illuminare questa via impervia che è la vita, ove la gioia è un lampo fugace, il percorso accidentato e insicuro, la meta oscura e inquietante. La consolazione però esiste e tutti noi possiamo trovare conforto unicamente nella vicinanza, nell'abbraccio fraterno, nella mano protesa. Questo è il messaggio dell'autrice magistralmente espresso nei versi seguenti di rara forza poetica. Solo il contatto umano tiene distante il tarlo dell'attesa. Ida Pugliosi Bronzini.